Se ci sono persone che passano il loro tempo a insultare il segretario del partito, è chiaro che vengono allontanate in quanto non sono più rappresentanti del partito. Ci sono tanti militanti, tanti amministratori che hanno fatto una campagna elettorale non semplice e non abbiamo bisogno del fuoco amico. Se Bossi parlasse di più con Salvini e meno con quelle persone, secondo me sarebbe meglio per lui, per la Lega, per l'Italia, per l'Europa. Ed erano queste due persone? Beh sì, uno di questi ha... Per interposta persona avrebbe detto che Bossi ha votato un altro partito. Bossi non ha mai confermato quello che ha detto questa interposta persona e quindi... Sulla nomina di Ursula von der Leyen noi l'abbiamo detto fin da sempre. Noi in questa Europa con i socialisti e con persone che non fanno l'interesse di questo paese non ci stiamo e non prendiamo accordi. A discapito anche del governo? Ma no, il governo italiano è un'altra cosa. Il governo italiano è il governo italiano ed è stato votato, dai cittadini. E i cittadini hanno votato un governo di centrodestra, non un governo misto, centrodestra, centrosinistra. Se in Europa vogliono fare il mischione, noi non ci stiamo. Ma in quanto alleati chiederete a Tajani di evitare gli inciuci, cito la parola di Salvini, con i socialisti? Noi abbiamo chiesto al centrodestra italiano, al centrodestra europeo, di provare a fare una maggioranza, tutti insieme, per cambiare questa Europa. Numeri non ci sono però. I numeri non ci sono, ma si possono trovare. Come? No, come? Andando innanzitutto con la volontà di farlo. Se c'è una volontà di costruire una maggioranza di centrodestra, poi ci si lavora per farci. Quindi non avete visto in Tajani questa volontà? Ma non è che non abbiamo visto, nel PPE una volontà di farlo per ora. Poi, dopodiché noi siamo sempre disponibili a farlo perché ci crediamo su questa cosa. La Lega è un partito autonomista, conservatore, di destra. E io non mi vergogno di dire che sono un autonomista, un conservatore e di destra.